tuoi occhi trasparenti. A me faceva terrore, cioè parlava con la monosilla, era una specie di orso, raspito, era una cosa terribile. Arrivi la conta, buffo e grasso. Buffo e grasso e anche un po' cattivo. E anche un po' cattivo. E Ugo però lo riconobbe subito. E allora andò a fare un film con lui e poi a un certo punto si sparse la voce, il produttore da Tognazzi gli dicevano, ma Ugo, ma è vero che fai un altro film col matto con la barba? E dice sì, perché? Ma dice, ma che sei? Perché? Sei fuori, ma perché devi andare a fare sta roba? Dice, guarda, quello non è matto con la barba, quello è speciale, quello è un genere. E diventarono amici così. Parziale, la donna scimmia, quindi abbiamo citato tutti e poi la gran voce che Ugo dice giustamente, non mi ricordo più come l'ho detto, dice quel film nasce da me, perché quelle, sai quante volte a Velletri ci siamo ritrovati alle 3 del mattino a svaligiare il frigorifero e a mangiarci l'arrosto gelido di 4 ore prima, guardarci in faccia ridendo dicendo noi moriremo così, noi ci stiamo ammazzando, ti rendi conto? E questo è il film, insomma, è la storia di quattro, mi diceva Marco, voglio fare la storia dei quattro che mangiano finché poi alla fine muoiono, te vado a farlo, te faccio fare il fuoco, va bene, c'è sta pure Marcello, Michel, Noiré, poi dopo andato in Francia, da piccolino, j'ai dois faire l'histoire des quatre, che mangio. E così li ha convinti tutti e quattro. E così li ha convinti tutti e quattro e sono andati sulla sceneggiatura, non sono nemmeno passati dalla sceneggiatura, avevo una specie di canovaccia. Ugo andò una sera, andavamo a mangiare, Marco, la moglie Jacqueline, una signora molto snob, francese, Franca, e andarono a mangiare in un posto che andava molto di moda, un ristorante aperto fino a tarda notte che si chiamava Regina. E allora sono prenotati di entrare. Però gli artisti, no? E allora suona, Ling Long si apre, due occhi appaiono in cielo. Allora, vous avez réservé? No, ma abbiamo il Tognazzi. Non fa tempo di dire Tognazzi che richiude la porta. Allora Jacqueline dice, oh, strano però, siamo venuti con Marcello, ci ha fatto entrare subito, ma che roba strana, ma è veramente una cosa curiosa. Allora, si è fatto dare da Franca il cotone. Se non riesci così, poi si è fatto dare una matita da Turco e si è fatto due baffetti, poi si è fatto un po' di sopracciglia, poi suona di nuovo, dice ma ha detto che non c'è posto, no, digli che c'è Marlon Brando. E allora questa aperta dice gnappa, dice ma abbiamo il signor Marlon Brando. Allora questo si è messo a ridere e lui è entrato. Solo che ho dovuto fare Marlon Brando per tutta la sera. Non potevo più uscire dal personaggio. C'era Ferreri che piangeva da prima. E il giorno dopo ha detto te voglio far fare la scena di Marlon Brando. Puoi farti truccare come te sei truccato. Anzi, non te fa truccare, fa tutto da solo. E lui insomma, si è fatto. Da questo nasce la scena. Va bene. Ugo ha inventato un sacco di cose, o meglio, lo diceva, ha divulgato tante cose. Lui è stato si divertiva andare in giro per i ristoranti, sai, questo mestiere ti porta in giro, se stai facendo teatro, se stai per ristoranti, tutte le sere c'è un ristorante, no. E ordinava le frane, non erano le stagioni, adesso sono le stagioni anche a gennaio, ma una volta c'erano le stagioni. E quindi mangiavi a maggio, mangiavi le frane, a giugno. Allora il cameriere diceva, come lo vuole? Vuole con la panna, con il limone o natura? E dice, no, mi porti per cortesia fragole natura con un po' di zucchero a parte
dell'aceto a parte. E lui condiva con un cucchiaino e il cameriere diceva: cosa vuole fare? Allora mi portava questa roba e lui con un concetto di aceto mischiava lo zucchero e condiva e diceva che le fragole, quando gli arrivava l'aceto addosso, le fragole, e si prigionavano il sapore di fragola e non sentivi più l'aceto. E allora sfidava le persone ad assaggiare e gli diceva: dimmi se senti l'aceto. Intanto c'era uno stronzo che diceva: sì, sì, io sento l'aceto. Togliere il saluto, ma in realtà non si sente l'aceto. Per esempio, questa adesso si usa, adesso è nato l'aceto balsamico, le cose, e le barbabietole è stato. Comunque, con questo suo approccio, ha fatto anche delle bestialità, ha anche divulgato la carbonara con la panna, di cui persino i bambini sanno che è una storia. Però se ne parlava e ancora se ne parla, quindi sì, diciamo che e poi posso dire che se si mette il cucchiaio di panna non male, non fa.